Io avrei finito qua, però tu mi hai tirato per i capelli su un altro argomento importante, però voglio chiederti anche di questo. Puoi dirmi un po' di libri che per te sono stati veramente importanti nel corso del tempo? Alcuni. Mumford, ecco, Mumford, che è quello un po' poco... come si chiama? I tre libri... E uno soprattutto, quella di Tecnica e Cultura. Che hai letto quando? Questo è interessante. Direi... Però negli anni 60. Forse 60. 60. Poi un altro libro che secondo me, che per me anche questo mi aveva dato, Giuseppe, l'altro no. Ma forse potrebbe essere, me l'ho cercato per conto mio. Un altro libro era Zischka, La guerra contro i monopoli. Zischka era uno stranissimo personaggio, che non dico che fosse filo nazionalsocialista, ma è vissuto in quegli anni lì, però non credo che sia mai stato attivo nel nazionalsocialismo. E ha scritto dei libri di geopolitica. Ne andava molto su tutto. Sì. E questo tecnico, questo che ti ho citato, La guerra contro i monopoli, deve essere del 33-34. Ed è ovviamente filo tedesco, no? E dice la Germania è soffocata dai monopoli delle grandi potenze. È un discorso anticapitalista equivoco, no? Come capitava in epoca germanica, no? Però è un libro bellissimo dove c'è tutta la storia della tecnica, con tutte queste cose, la guerra del petrolio, la guerra della gomma, la guerra dei nitrati, eccetera. E questo me l'aveva fatto leggere Ciuso e poi me lo sono trovato su una cavalcarella e lì lo saccheggiavamo per le lezioni di merceologia, perché tutte quelle, quello che ti ho detto, petrolio, acciaio, gomma, concimi, erano tutti raccontati con grandissimi dettagli storici, no? Quando il re dei Belgi ha conquistato il Congo per estrarre la gomma, il rame, quando... La tipica opera erudita, insomma. Come? La tipica opera erudita. Storica di divulgazione. E un terzo libro, che è, anche questo per me è fondamentale, è di D'Ancona, un biologo marino che tu conosci, che era il genero di Volterra ed è intitolato La lotta per l'esistenza. Un libro che è bellissimo, prima di tutto ci sono pagine di ecologia e racconta una storia a cui io sono stato sempre legato molto, molto affezionato, della... si dice della guerra per le materie, per la vita, che vuol dire per le materie prime, che vuol dire per il territorio, tutto il discorso dei limiti dello sviluppo eccetera eccetera, i suoi fondamenti, e nelle pagine della storia della biologia degli anni 30, su cui tu hai scritto tanto, cioè, non so, ma con grande amore, ecco, perché sono convinto che lì ci sono le radici vere di tutto quello che noi chiamiamo ecologia, come vivono delle popolazioni, come crescono, diminuiscono, scompaiono le popolazioni in un territorio, quanto cibo è disponibile in questo territorio, come viene intossicato questo territorio dai metaboliti, della vita, eccetera, dai cataboliti, eccetera, della vita, e come si fanno concorrenza le popolazioni, come si fanno concorrenza le merci. Certo. Hai traslato sulle merci quello che era, cioè. Saltano fuori esattamente le stesse cose. Carbone contro il petrolio, gomma naturale contro gomma sintetica, fibre naturali contro le fibre
sintetiche, chi vince, chi perde, quali forze fanno sopravvivere una merce in un territorio che è mercato. Perché la gente compra di più? Ci sono delle forze che, e questa è l'equazione di crescita, si vedono bene, ci sono delle forze che spingono a usare di più la viscosa che la seta. Ci sono delle forze che spingono di più a usare la canapa invece dell'acetato. Ecco. E quest'altro libro, io lo leggo ancora adesso con grandissimo, è un libro di questo Voltaire era un ebreo, come ben sai, che fu cacciato via, fu uno degli 11 che non giurarono, e fu poi sia perché per questo sia perché era ebreo, fu cacciato via dall'università, dall'Accademia delle Scienze, eccetera, eccetera, eccetera. E quello che aveva scritto negli anni 30 è stato raccolto da questo genero, questo è Umberto d'Ancona, ed è stato pubblicato nel 42, in epoca fascista, da Einaudi, bisogna dire gli intrecci, no? E questo è un terzo libro, direi. Questi sono i libri che... Poi ci sono dei libri che tu in qualche modo hai... dei quali hai favorito l'introduzione in Italia o la, in qualche modo la popolarizzazione. Penso a Commoner, penso anche a Georgescu Regen, che sono... Questi erano già stati tradotti, sì, da altri, sì. Ma per me, tutti... ecco, anche Cerchi da chiudere è un libro da consigliare. Georgescu Regen ha gli scritti minori, perché il libro è illeggibile, è bellissimo, entro Piloma. Io non ci capisco niente. Invece gli scritti minori sono molto più leggibili, sono raccolti in vari volumi.